Qui siamo a Levanto, a Puntamesco, tra Levanto e Monterosso. Il FAI ha avuto la donazione di 60 ettari da un privato che non può più costruire, perché questo è diventato parco delle 5 terre. Ci sono 2 ettari di compendio agricolo completamente abbandonato che stanno recuperando e poi 58 ettari di bosco. La nuova legge che la Giunta ha approvato e che ora in Consiglio incentiva il recupero di attività agricole di filiere del bosco, in modo che si possa recuperare questa attività sia per creare posti di lavoro, sia per preservare questo territorio così fragile dalle frane, che è l'unico modo per farlo, è recuperare i muretti a secco, tenere in ordine il bosco, tutte le zone terrazzate, le zone boschive, le zone gerbide, insomma tutto il territorio complesso intoppizzato di questa nostra regione. Abbiamo dato appuntamento al 21 marzo dell'anno prossimo. Sì, 21 marzo dell'anno prossimo per misurare i progressi, che sono già evidenti anche in poche settimane. La verità, adesso bisogna recintare il compendio per evitare che i cinghiali devastino tutto e poi si comincerà a ricoltivare questi terrazzamenti con ortaggi, si pianterà la vite, si curano gli ulivi, i ciliegi, i nespoli, insomma tutte quelle piante che loro avevano messo qui per viverci, il rosmarino, c'è veramente di tutto qua per viverci. Credo che questo compendio, questo piccolo insediamento possa diventare un luogo turistico, ovviamente un rifugio, ecco, non di più, per accogliere i tantissimi visitatori ogni parte del mondo vengono qui. Stamattina abbiamo visto 2 signore norvegesi, tanto per dire da dove vengono, pur di godersi di questo paesaggio così unico al mondo.